detto più volte, come eravamo, ci induce ad una riflessione. Nel passato, nella storia lontana o a quella a noi più vicina, a Paternò si viveva male o bene? Come vivevano i nostri padri? Le testimonianze raccolte ci inducono a pensare che a Paternò si stava bene sin dalla preistoria. Certamente Paternò è la città dell'acqua, l'Etna, il fiume, la piana, sono i tre elementi strutturali della centralità del territorio, perché le nevi si sciolgono, vengono a depositarsi in questa fossa, ci prendiamo il caldo, pazienza, e però la città ha l'aspetto meno appariscente da un punto di vista paesaggistico. Nel senso che il fiume nella piana, a 3 km da Paternò, attraversa la valle, viene a dormire. Ora, il sonno del fiume è come il sonno dell'uomo, tutti sogniamolo, il nostro sistema cerebrale funziona 24 ore su 24 ore. Il generatore dello sviluppo è questa unità di questi tre elementi, la fossa, l'Etna, il fiume. Diosimeto ha una citazione nel nono canto di Virgilio, dell'Eneide. Stavasi Arcente, eccetera, 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 lungo le rive del Simeto, lo dice Virgilio. Il Simeto è il simbolo dello sviluppo della città, della operosità dei cittadini. Cicerone dice che un triremi di centurie portava il grano a Roma. Allora, non è che partiva dall'alto di Centuripe il trireme, ma dalla parte navigabile del Simeto, come per andare al mare ci andavano, la via di comunicazione era lungo la via segnata ad oggi fino dal Simeto. Paternò è la madre della nobiltà catanese, lo riconoscono, l'arrivo di Ruggero il Normanno fu determinante. In una ricerca fatta all'università spiega che il conte Ebrun, che dovette esserci una battaglia di cui nessuno parla, quando Ruggero il Normanno, il gran conte, fece ricostruire la facciata del Duomo di Catania, dovevano essere scritti due nomi. Uno era Rogerius Ruggero, cioè, e l'altro era il conte di Paternò, perché lo chiamò così a questo conte Ebrun, evidentemente era un suo seguace. Poi crollò, anni dopo, col terremoto, crollò la cosa e scomparve la traccia. Guardando le benedettine, cioè le pergamene benedettine, il primo esonero dal pagamento di tasse avviene sulla valle di Giosafa, sulla Madonna della Valle di Giosafa, la Gancia, e sulla Matrice, giusto o no? Che perché il vescovo si muoveva se lo pagavano una tassa, però furono esonerati. Perché? Perché ad investandum Catanam, cioè per liberare Catania dalla dominazione araba, fu centrale il castello. Il
Il castello fu fatto costruire nel 1072 da Ruggero I il Normanno per assediare Catania, secondo la testimonianza dello storico Malaterra. Esso era circondato da una cinta di mura che col tempo sono andate purtroppo perdute. Si conserva tuttavia questa bellissima struttura che aveva originariamente la merlatura, che è scomparsa anch'essa nel 1901 in seguito ad alcuni infelici restauri fatti dalla sovrintendenza di quel tempo. Esso tuttavia conserva la sua imponente mole con una grande bifera e quattro piccole bifore che furono aperte in fase successiva all'età normanna. Il castello, successivamente alla morte di Ruggero I, fu ereditato dalla moglie Adelasia e successivamente da Ruggero II. Poi andò nelle mani di Federico II di Svevia, che amò venire a Paderno spesso. Lui infatti era un appassionato della caccia con il falcone e in queste belle campagne trovava tanta selvaggina per i suoi falconi che allevava nella torretta dei falconieri. Il castello subì nel corso dei secoli vari avvenimenti e in modo particolare durante il periodo di Manfredi Maletto, che lo ebbe avendo sposato la figlia di Amburias, Giacoma, il castello cadde in mano francese. Successivamente, con la pace di Caltabellotta nel 1302, il castello ritornò fra gli aragonesi. Esattamente Federico d'Aragona lo donò alla moglie Eleonora d'Aragona, che e diventò in questo modo un patrimonio personale della regina, assieme alla città di Siracusa, assieme a Mineo, a Vizzini. Costituirono queste terre patrimonio personale o camera reginale, come allora si diceva, delle varie regine di Sicilia. In questa situazione Paderno e in modo particolare il suo castello ebbero dei privilegi straordinari, furono esentate dal pagamento di alcune tasse, ebbero la soddisfazione, diciamo, di nominare parecchi funzionari reggi e soprattutto dal castello furono emanate molte disposizioni che riguardavano un po' tutta la Sicilia. Il periodo forse più bello fu quello di Bianca di Navarra, quando nel 1405 sottoscrisse le consuetudini di Paternò una serie di norme che riguardavano la vita amministrativa della città, norme che hanno anche oggi il valore di una certa modernità. Paternò, delle sue origini ne parlano molti storici. Raccontano del passaggio di Gelone nel 480 a.C., dei Normanni, degli Arabi, quelli che hanno dato un'impronta all'assetto urbano della città, e i Moncada, quelli che più di tutti nei vari secoli hanno lasciato la loro impronta antropomorfica nell'indole di noi siciliani. Ma anche Goethe rimane affascinato di questi luoghi. Nella seconda metà del Settecento, quindi due secoli fa, si è fatta una damnatio memoriae, cioè una cancellazione della presenza dei Moncada. Il motivo è un motivo politico: sia Caltanissetta che Paternò hanno voluto cancellare il feudalesimo, hanno fatto una richiesta di passaggio al demanio. E questa è una storia che ci accomuna molto.
e hanno presentato tutta una serie di documentazioni relative al passato, in cui la figura e la presenza dei Moncada veniva totalmente sminuita e cancellata, appunto una damnatio memoriae, a favore di una pretesa, di un preteso orgoglio cittadino. Ecco, la città, Caltanissetta o Paternò, non importa, Adrano, sono importanti, sono belle, non perché i Moncada li hanno fatti così, ma perché hanno una loro tradizione atavica di bellezza e di bontà. Questo è stato un'operazione politica che ha determinato questo passaggio nella memoria collettiva dei cittadini di Caltanissetta. Credo che anche a Paternò sia così. I Moncada non esistono più. 400 anni di storia che ci hanno caratterizzato non esistono più. I Moncada, che amavano molto Caltanissetta, dalle quali erano originari e che avevano comprato Adrano, era conte di Adrano, e poi comprarono Paternò. Quando la comprarono, il re gli pose il problema dell'avanzamento del titolo nobiliare, diventa principe. Lo spiega il biografo dei Moncada. Perché sceglie principe di Paternò e non principe di Caltanissetta o principe di Adrano o principe eccetera? Per la centralità di del suo territorio. Allora, dobbiamo fare un punto, un approfondimento. Caltanissetta e Paternò, anche in questo siamo accomunati da una stessa storia, sono due agritown. Agritown significa una città, ma che si basa, la cui economia, ma soprattutto la cui vita sociale, si basa sull'agricoltura. Cosa voglio dire? C'è la struttura di una città, quindi i servizi, quindi il commercio, quindi le strutture terziarie, certo relative all'epoca, quelle che all'epoca potevano esserci. E c'è una forma di governo cittadino, c'è una forma di consapevolezza di sé. Però tutto questo ruota e parte dall'agricoltura, tutto si basa sull'agricoltura. A differenza di altre città, faccio l'esempio di Palermo, in cui non c'è l'agritown, i cittadini non sono contadini o proprietari terrieri, e a differenza di altre città come ad esempio Agrigento o Licata o Siracusa, dove la vita si svolge sul mare. Allora, queste città, Caltanissetta e Paternò in particolare, ma possiamo fare anche qualche altro esempio, Ragusa, Modica più che Ragusa, Modica, sono agritown, cioè città, ma la cui vita economica e sociale si basa sull'agricoltura. Questo determina una stratificazione sociale particolare, perché lì nascono i borghesi. Perché partendo dall'alto noi abbiamo i feudatari, che sono proprietari di gran parte del territorio, ma che non lo gestiscono personalmente, ma lo affidano a... E qui scopriamo, anche attraverso una parola che lei porta fuori, i feudatari sono degli imprenditori. Esatto, ma a loro volta li affidano ad imprenditori, che allora venivano chiamati arrendatari, che di solito affittavano tutto lo stato feudale, cioè Caltanissetta, Paternò, Adrano, Melilli, Melbelli, cioè tutto lo stato feudale, dando ai Moncada una somma in denaro. Quindi loro non vivono direttamente dei proventi dell'agricoltura, ma danno in gestione
tutto lo Stato feudale ad arrendatari. Gli arrendatari a loro volta suddividono il territorio, e il territorio da coltivare naturalmente, a imprenditori più piccoli, che vengono chiamati gabellotti, che non sono i gabellotti come li intendiamo noi nella nostra memoria storica. Possono essere anche professionisti, il notaio, l'arciprete della città. Prendono in gabella una frazione di territorio, ma grandi estensioni, ettari, ettari, ettari di terreno coltivabile, e a loro volta poi lo suddividono ai coloni e così via a scendere, fino ad arrivare al bracciante e allo iurnataro e a volte anche allo schiavo. E in questa suddivisione del lavoro e della rendita, cosa succede? Che il guadagno dovuto alla raccolta di frumento per quello che ci riguarda, o della vite e dell'olivo per quello che riguarda le zone più vicine all'Etna, e vengono come dire scaglionate in questa scala sociale, e già il feudatario ha avuto la sua quota perché viene arrendato tutto il territorio per una somma fissa, quella che in genere potrebbe rendere. Il Burgisi, che poi diventerà nel nostro dialetto il contadino urbanizzato, in realtà in origine era un gabellotto, cioè un piccolo imprenditore emancipato, libero, che sa gestire la terra, la divide ai suoi coloni, ha un ruolo sociale superiore a quello dei contadini, dei coloni, dei braccianti, della scala più bassa della società. È quello che viene chiamato più giustamente, perché usare il termine borghesia per quel periodo storico non è possibile, e viene chiamato ceto mezzano. A Paternò si concentravano un folto numero di famiglie nobili, titolo e consistenza di patrimonio che si tramandava attraverso i matrimoni. Una classe nobiliare che allora era validissima, tant'è vero che uno dei lavori più importanti che è stato pubblicato è stato la causa, perché i paternesi insorsero contro i Mongada. La causa durò 150 anni all'italiana, anche se allora l'Italia non esisteva. Visto nascere il teatro Eccelsior dei Librizzi, padre e figlio, e io ricordo benissimo in casa dei nonno, che stavo quasi sempre lì, ho visto, mi è rimasto impresso la fatica delle persone, dei muratori che portavano su, perché allora si costruiva con tutti i blocchi di lava. E io ho visto nascere il teatro Eccelsior, che era una zona del giardino di nonno, i cari avevano tutto a giro fino a Sant'Antonio, la casa di nonno. Noi bambini abbiamo fatto in tempo a giocare, erano piante di arancia lì nel locale. Poi il nonno è venuto a Librizzi, Don Alessandro, Don Lisciandro, io andavo, perché avevo il nonno riservato 5 posti gratis, andavo all'opera dei pubblici, non diciamo dei 12 anni, 15 anni, perché io il teatro Eccelsior l'ho visto nascere proprio. Via Cavallotti si chiamava Via Cavallotti prima di chiamarsi Via Roma, e quindi i nonni di Giovannino Sparpaglia si hanno avevano questa casa con le scuderie, con
insomma, consideriamo il quartiere da via Prevosto Pulvirenti, girando quindi al lato del, a fianco del cinema, con il limite della via Giordano Bruno, fino alla piazza, la piazza Vittorio Veneto. Quindi piazza Vittorio Veneto, dove ora poi ci sono, ha costruito le case di abitazione il Musumarra, dopo aver acquistato il cinema Librizzi e Cerzio, prima era tutto un grande giardino. Di questo giardino sono rimasti sia in nome 1000 metri, dove io faccio qualche pianta di arance, che effettivamente per noi è un, cioè avere nel centro di Paternò questo piccolo giardino è una grande soddisfazione. È un polmone di ossigeno per la città. Sì, sì. Sparpaglia sposò una Maria Cara, poi c'era Bianca Cara che aveva sposato Zurgo Cutore, Vincenzo Cutore, e Peppino Cara, che è quello che ha ereditato il titolo di barone. Luigi Cara è il proprietario della casa dove abito io. Pinotta Cara è la proprietaria della castello, della villa del Marchese delle Torrazze di Randazzo, perché è stata adottata dallo zio Giovannino e dalla zia Giulia. E poi la Giulia Galifi Cara ha sposato Felice Galifi, che era un magistrato e che era fratello di nonna Anna Galifi. Quindi io con lo zio Felice e la zia sono nipote da due parti, perché io vengo da una famiglia, il nonno Angelo notaio, il papà notaio, ma il nonno Angelo era figlio di una specie di senzale, non l'abbiamo capito bene che cosa faceva il nonno Luigi, e essendo notaio si è sposato con una donna bellissima, la nonna Anna, che era una Galifi e che era una nobile di Catania. Sono stati uniti, unitissimi, hanno avuto 6 figli, si sono voluti molto bene, però all'inizio i matrimoni si facevano così. Trasformazione in questi, dal 28 che io sono venuto in questo quartiere, c'era la lavina che scendeva, perché il fondo era fondo naturale, non c'erano né piedi, asfalto, niente. La piazza San Francesco era a fondo naturale e addirittura il c'era il pastificio qua di fronte dei famosi che stendevano la pasta a asciugare, ed era tutto piano. Poi, nei primi anni 30, l'ingegnere La Russa ha costruito quello che era nato come mercato ortofrutticolo e pescheria. Se avete, ci sono le fotografie, quell'edificio triangolare che riempiva la piazza, ed è stato poi rimosso, demolito dallo stesso ingegnere Rosario La Russa. Paternò finiva a Giambattista Nicolosi con l'incrocio di oggi via Bellia. Erano giardini. Casa Iello era l'ultima col giardino tutto attorno. Di fronte c'era la villetta, la villa del prefetto Felici,
il prefetto felice con quei finestre ovali di cose, di fronte al conservatorio, al, noi ce lo chiamavamo l'albergo dei vecchi, l'albergo dei vecchi era la villa del prefetto Felici, e subito dopo c'era il giardino, come qua si affacciava, io andavo con mio padre perché eravamo parenti del prefetto Felici. Felice era figlio di una sparpaglia. Nel dopoguerra lui è stato finito la carriera ed è stato a Paternò fino all'ultimo. Poi le figlie, aveva tre figlie femmine, non aveva maschi, hanno venuto alla villa, eccetera, ho fatto quell'edificio dove c'era la Rinascente, le cose eccetera. Di fronte alla, perché tutto lì era arance, e l'ultima casa, che adesso è l'angolo con la via Assese che scende, le cose, c'era la famiglia del segretario Palumbo, e noi andavamo giornalmente all'Annunziata, si faceva la discesa e poi continuava la rasa. Un altro mondo, adesso vedete quello lì, e qua c'era il pozzo, c'era un pozzo come l'acqua rossa, e il Angelino tirava l'acqua con la pompa, quella a mano, e noi mille volte andavamo giornalmente, che poi l'ha avuto mio fratello, ha piantato, c'era bellissimi giardini, arance e tarocchi, e poi l'abbiamo venuta dopo aver subito la confisca, il comune ce l'ha tolto via, tutta i 10 ettari, 20 ettari, dei, qua nipote del dottore Ciancio, sì. La casa è qua di fronte, era figlio del notaio, questi sono spariti tutti, non c'è più niente. Questi signori si sono ubriacati, questi grossi possidenti, e si sono trasferiti a Catania per non per utilizzare diversamente il capitale, ma per darsi alla bella vita, e quindi non hanno assolutamente messo a frutto quello che in quegli anni avevano guadagnato. La damnatio memoriae che a fine del Settecento travolse Moncada ora tocca anche alle altre famiglie aristocratiche di Paternò. Della presenza di nobili famiglie oggi rimane ben poco. Cappelle gentilizie e le vie a loro dedicate, peraltro sporche e putride. Di quei nobili c'è poco da conoscere o da aggiungere alla storia e alla cultura locale. Dal passato arriva una sollecitazione di sprone a quanti vivono e operano in Paternò. La conoscenza della storia del passato serve per capire meglio quale direzione prendere. Ma in pratica quelle che sono le costruzioni, i palazzi della Paternò, che appartengono un po' a queste famiglie, cominciando da quella più vicina a lei, cara, come quella dei Truglio e di tante altre, perché oggi sono vuote? Solo per il fatto che questa gente è andata via, o perché in pratica non hanno nessun valore storico? Allora, non ci sono come Catania o come Acireale o anche Caltagirone dei palazzi nobiliari, tranne possiamo dire forse quello dei Ciancio, dei Ciancio Pulvirenti. Non ci sono delle costruzioni con ampi saloni, che potrebbero adattarsi ad uffici o a, quindi è chiaro che le famiglie di oggi non si possono permettere di restaurare una casa del genere, né studi professionali di un certo tipo possono occupare queste case. La città è araba nel senso che rinnova il suo essere arabo. Il mondo arabo è fatto di vicolette, di strade. Se era comprensibile nella collina il vicolo, le strade strette, perché lo spazio è quello,
quando dopo il 43 che viene la città distrutta, in parte demolita, viene demolito anche il teatro, che non c'entra niente, dalle le bombe non c'entrano, però quello fu demolito nel dopoguerra, 10 anni dopo. Come si fa a costruire il paese nuovo, no, la zona Coniglio, dove le strade sono strette? Se lei guarda la chiesa di San Giovanni Bosco, che meritava, la facciata meritava un vialone. Una piazza non fu programmata, perché i Coniglio lottizzarono, lo dice il documento, è al comune, io non ho avuto tempo di trovarlo, però lo racconta Lombardo, ma non è solo Lombardo che lo racconta. Lo fece un certo geometra pugliese, fece la lottizzazione e depositata al comune nel quaderno a quadretti. Allora, come si fa a costruire una nuova città senza cogliere il bisogno di futuro? Perché già comunque in altre zone nascevano vialoni, ma già in epoca ancora più antiche, perciò immaginiamo nel dopoguerra. Allora, il cosiddetto paese nuovo, la zona Coniglio, eccetera, eccetera, fu lottizzato in una maniera talmente pacchiana, di basso, vero che in quegli anni c'era quasi la piena occupazione, gli anni 50, la gente lavorava comunque, il bracciante agricolo era bracciante la mattina fino a mezzogiorno l'una, poi diventava mezzadro, poi diventava senzale, mediatore e quant'altro. E però tutti i soldi furono spesi in questo modello, che è arcaico, che è arabo, ma non nel senso arabo intelligente, perché gli arabi sono intelligenti, ma nella maniera antica, se essere comprensibile via Cutore Davide, stretta e piccola, e non è più comprensibile la via Pietro Lupo o via Baratta, la via Baratta, perché l'ipotesi della via Baratta poteva essere intelligente se fosse stata una parallela che portava alla via Vittorio Emanuele e quindi la portava fuori dalla città. Un lungo salto nella storia, dai normanni ai democratici cristiani. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo dirigente riporta Paternò al centro della politica regionale con una ricaduta positiva per lo sviluppo del territorio. Perché è chiaro che per un politico che pensa solo ed esclusivamente al futuro e quindi che non riesce ad ottenere, che non pensa al consenso quotidiano, è normale che i suoi voti siano limitati, perché naturalmente è un politico che progetta al futuro e quindi probabilmente fa anche delle cose che non sono necessariamente volute dal presente per avere il consenso. Questo faceva parte un po' del suo modo di essere politico. Ritornando un po' all'inizio, quindi a questo nostro viaggio, la zona Ardizzone. La zona Ardizzone per lui, la motivazione della zona Ardizzone è legata naturalmente, come penso tutti oramai sanno, legata molto alle sue origini. Cioè, il suo sogno e un po' la sua utopia, che mi ripeteva sempre in continuazione, era quella di portare nella parte più bella della città la gente che non aveva risorse, quindi la gente più umile, che è un po' il suo desiderio di riscattare anche la parte della popolazione a cui lui ha sempre appartenuto, che è un'altra sua grande caratteristica, che è una grande lezione di vita, è quella di non avere mai rinnegato da dove è venuto. Questa è una cosa straordinaria. Cioè, lui, nonostante fosse un uomo di potere, se così possiamo dire, quindi nonostante fosse una persona che ha avuto la possibilità di vivere da vicino un periodo straordinario non solo della storia di Paternò ma anche della storia di questo paese, ha sempre conservato l'attaccamento a quello dal posto da lui viene,
e soprattutto l'attaccamento alle sue origini, che è a suo padre, che è a sua madre, e non ha mai rinnegato questo, non ha mai voluto essere una persona diversa, era felice di essere quello che era nato, e che questa è una cosa fondamentale ed è un grande segno di vita. La zona Ardizzone era questo. Lui mi raccontava che questo suo sogno nacque quando suo padre riscuoteva il pagamento del suo lavoro di contadino, di mezzadria, presso i proprietari della zona Ardizzone, e costantemente si portava sempre lui a questo momento, e quindi quasi come suo padre volesse portarsi con sé un po' una specie di piccola vendetta di quello, di quella situazione. E così continuò questo suo sogno, poi tutta l'autorizzazione delle leggi regionali, dei finanziamenti, quindi riuscì in tutto questo. Anche lì utopia. Ha dato la possibilità ai paternesi, a molti paternesi, di avere una casa. Sì, è una casa anche di qualità, perché poi in quello c'era non solamente il discorso della casa, ma c'era anche il discorso della modernità. Perché lui voleva contemporaneamente non solamente avere una casa, ma soprattutto dare i servizi essenziali che in quel momento non c'erano: riscaldamento, l'acqua potabile, perché la maggior parte della gente che poi andò a vivere lì non aveva questa possibilità. E poi c'è anche lì il discorso del verde pubblico, che naturalmente a quel tempo non era una cosa molto semplice. Ma io rimpiango di quegli anni il fatto che, avendo la possibilità economica e la possibilità politica, perché non ci dimentichiamo che Barbaro Giudice e Nino Lombardo hanno occupato posti di rilievo, posti che non abbiamo mai avuto dopo di questi due politici, che ha avuto sempre Acireale sia come politici regionali che nazionali, e non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare al meglio questo, sia le risorse, perché non ci sono state delle attività che hanno sostituito l'agricoltura, cosa che invece a Cirreale con i limoni è riuscita a trasformare. Paternò è un luogo che attrae. Quelli che venivano a lavorare da Bronte, Maletto, Randaz, da Messina, e alla fine si fermarono, restarono. E quindi è una città moderna, perché è la centrale, è il suo centro che lo porta. Professore, dopo questo bel racconto e con uno sfondo idilliaco che è l'acqua di Paternò, secondo lei siamo alla fine di una civiltà o prospetta un qualcosa di nuovo, di diverso in questo nuovo millennio che piano piano si sta snocciolando? Allora, siccome siamo ai tempi del coronavirus, il futuro è già altro rispetto a quello che ci eravamo immaginati. Certamente la città non ha mai guardato al futuro, ha sempre vissuto alla giornata. Siccome c'è l'acqua, una minestra maredata la troviamo ovunque, e quindi non si è mai programmata nelle classi sociali. I centri di aggregazione hanno dei limiti, giusto o no, però guardare il futuro è altra storia. Recuperare non è un'operazione che può riuscire senza la collettività. Per collettività intendiamo sì, il sindaco, quant'altri, eccetera, eccetera. Quindi andiamo alle associazioni, le aggregazioni che si occupano di cose reali, di progetti reali. Muovete fermo, insomma, è la frase sulla quale si potrebbe speculare.